Ragazze, come state? Spero che stiate bene. Non fate caso, ma vi ho appoggiato dentro il mobile della cucina perché mi voglio fare un caffè. Oggi ho giornata libera per me, cioè libera per modo di dire, sempre per modo di dire. E quindi stamattina voglio andare all'IKEA perché devo prendere finalmente una cosa che necessitavo da tanto tempo. E quindi, ragazze, ci devo andare con Luca. Ragazzi, ultimamente, avendo sia io impegni che lui impegni, sta diventando veramente molto difficile organizzare il tutto. Tra l'altro, per lo stress mi è uscito, guardate, pure un coso della febbre matta, e quindi non si riesce a conciliare più nulla. Volevamo andarci in realtà sabato, poi dopo lui sabato ad affare. Domenica, danno diluvio universale, anche oggi pomeriggio. Infatti, preferisco andare stamattina, così almeno non mi becco l'acqua. O in teoria non mi dovrei beccare l'acqua. Volevo ordinarlo, queste due cose le volevo ordinare online, ma il prezzo da pagare è di 50 euro, tanto vale, me la vo' a prendere e faccio prima. Mi costa 10 euro la benzina, forse è meglio, quindi mi risparmio quelle 40 euro per appunto andare. Io mi sono vestita semplicissima perché oggi sarà una giornata di sfacchinata, quindi questa felpina che avevo preso l'altro giorno, cioè l'altro giorno, 2 anni fa, da Bershka, una felpina leggerina per questo periodo, e crop con la scritta Barbie, visto che è tornata questa voga, questa mania della scritta Barbie sulle maglie e sulle felpe, me la sono messa. In realtà me la sono anche dimenticata, e boh, me la sono messa così almeno vado leggera, e poi sotto ho messo questo top, così almeno non sudo, perché sta alternando giornate di tempo di merda con giornate normali, e anzi addirittura tuoni, lampi, veramente no, io non ci sto capendo più nulla. Stamattina mi sono messo anche un po' di olio di amla ai capelli, infatti li vedete diciamo un po' più idratati. Ho messo l'olio di amla e niente, così non passavo né piastra né niente, e vi devo dire che preferisco così. Ho messo un jeans, adesso mi bevo il caffè, mi prendo la borsa e mi incammino perché comunque ancora non è proprio dietro l'angolo. Ragazzi, voglio mostrare i biscotti che mi stanno piacendo tanto e che non sono pesanti. Sono questi qui. Sto mangiando ultimamente questi qui della Misura e sanno tantissimo di miele, ma non sono stomacosi. E senza latte e uova, ma vi giuro che sono veramente buoni. Hanno la farina d'avena inside. Quindi questi ve li consiglio se vi interessa. E guardate, sono molto molto. Sono anche molto profumati e molto buoni. Adesso mi mangio solo questo biscottino perché già stamattina me ne sono fottute due. E poi stavolta mi incamino. Avete mai visto una che esce senza chiavi? Io. Ragazzi, sono arrivata. Finalmente, in realtà ho fatto un po' tardi perché praticamente stavo con mamma perché oggi aveva giorno di riposo e quindi sono stata un po' con mamma. Speriamo che non mi venga a piovere, però oggi devo fare assolutissimamente questa tappa, questo acquisto, perché casa sapete che da noi è ancora un work in progress. Guardate che mi sono combinato, ho preso anche un tè con mamma, mi sono un po' tutta sballata. Comunque, già vedo cose belle, questo bello, e niente, adesso salgo, non vedo l'ora, ragazze, perché come vi ho detto stiamo organizzando casa e quindi abbiamo bisogno di farlo step by step, però allo stesso tempo darci anche una mossa, così almeno quando uno ritorna a casa ha sempre casa ovviamente messa bene, ecco. E
un conto avere tutti i mobili messi a posto, proprio un conto no. Io già mi sto perdendo perché sto guardando questo. Guardate. Bellino, questa è una cosa nuova. Questa l'isola come la nostra, ragazzi, è identica, spiccicata. Perché noi tra l'altro avevamo cambiato questo. L'avevamo cambiato con questo dell'IKEA. Bello, molto bello. Mi piace anche il colore della cucina, molto bello. Guardate. Bello. Ragazzi, mi sono seduta su questo divano, cioè è comodissimo, proprio, mamma mia, è vero, cioè lo adoro, mamma mia, è comodissimo. Ma poi guardate anche il tessuto e mi sembra che sia anche sfoderabile. Questo è il Kivik, eccolo qua, Kivik. Guardate, questa è una novità pure, non c'era. Messa così, ma guardate anche il terrazzino. Bellino, vero? Questo sarebbe il mare. Guardate. Questo binomio insieme. Comunque divani IKEA morbidissimi. Morbidi, morbidi, morbidi. Anche questo mi ci sono seduta. Morbidissimo. Guardando. Guardate quante belle cose. Bello. Nuovo tavolo, questa è una novità. Bello, mi piace molto. È simile al nostro ovale, però il nostro è marmo e si apre e si chiude, mentre questo è rigido. Bellino. Un bell'ambiente hanno ricreato. Guardate questa, sembra quasi vera. Fejka. Allora, ragazzi, sto cercando. Eccoci qui. Ora inizio a mettere la roba. Ragazzi, ce l'ho fatta, mi sono fatta aiutare da un signore che lavora qui all'IKEA perché non sarei riuscita a mettere le cose su. Ora mi incammino perché l'unica adesso mia preoccupazione è mettere questa roba in macchina, non ce la farò mai. Buongiorno ragazze, la mia giornata oggi inizia con questa colazione, mi sono svegliata ovviamente prestissimo, sono le 7:40 e ho preso latte e caffè, faccio latte e caffè caldo. E io ci mangio vicino questa vegan protein bar, l'ho presa alla Lidl, le vanno sempre a ruba queste barrette, mi piace proprio il gusto che hanno, sono particolari e sanno anche di mandorle molto. E quindi niente, mi mangio questa e poi basta. E poi inizio la mia giornata perché sarà una giornata molto lunga e seguite il video. Ragazzi, secondo giorno, praticamente il giorno dopo, ho aspettato che fosse sabato pomeriggio così che Luca ci fosse, perché lui è quello che sa fare queste cose. Io potrei anche metterci l'impegno, cimentarmi a farlo, però fare un casino, cioè non è che fare un casino, potrei tipo mettere una vita storta, una vita dritta e evitiamo, evitiamo, anche perché ho preso, non so se ve l'ho detto a inizio video, ma mi sembra di no, ho preso due scarpiere Hemnes con uno specchio sopra che metteremo oggi in corridoio perché volevamo da tempo fare questo lavoretto. E abbiamo sempre rimandato, rimandato perché comunque ci vuole anche del tempo per andare a prenderli in ancona, poi metterli su, non ci vuole tempo. Tra l'altro noi volevamo anche fare una piccola modifica a queste scarpiere e adesso vediamo se fare questa modifica qui, che adesso vi lascio qui nell'immagine, oppure mettere in quest'altra immagine, mettere solo dei pomellini stile nordico. Adesso c'è da capire,
perché io volevo farlo inizialmente così, però siccome poi ho paura che non so, con il tempo voglio cambiare stile, essendo queste qui, le scarpiere di Hermès, sono comunque, come dire, classiche, però al contempo le puoi modificare un po' come vuoi. Modificarle in quel modo lì, con questi listellini così, ho paura veramente che con il tempo poi dopo non le possa più staccare. Se le vado a staccare, comunque poi dopo il mobile si rovini. Quindi non lo so. Adesso sono in dubbio. Intanto, nel frattempo, montiamo e vediamo cosa ne uscirà. Messi qui in camera così almeno c'è più spazio perché in corridoio è stretto e poi qui c'è anche più luce. Adesso io sto cercando a Luca le varie viti perché comunque è un po' complicatino questo. Quali viti? Sempre Sono quelle? queste qua. Quattro. Hanno messo tutto in questa busta. Allora, dobbiamo fare una piccola modifica in questo caso perché noi qui dobbiamo mettere un ripiano che unisce le due Hermès, ok? Solo che ci siamo resi conto che essendoci, cioè lo sapevamo già che qui c'è la presa, Luca non la vuole spostare, quindi la deve abbassare quando devi tagliare sotto i Due piedi 2 centimetri e mezzo. centimetri e mezzo. Quindi adesso scendiamo giù che Luca ha la cosa quella per tagliare il legno e poi lo abbassiamo e iniziamo a costruire. Comunque, guardate adesso com'è, poi come diventerò dopo. Speriamo carino, sicuramente. Facendo. Ah, ok, sta facendo il piedino perché ragazzi, essendo che qua ha tagliato, giustamente sta rifacendo il buco che c'era presente prima, che vi era presente. E adesso poi dopo deve rimettere il piedino, quello di plastica. E siccome Luca è precisino, lo sta facendo proprio con il metro, con tutto, così almeno esce il buco proprio centrato. Keep you in my heart is where you are. I still think of you, I want you coming back. I remember when we were staring photo. Don't forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart is where you are. I still think of you. Allora, io nel mentre che Luca faceva lo sto aiutando a passargli le cose, tutto poi sto anche facendo lì. Comunque, ha quasi finito in realtà. Qui, allora, ha già messo un pezzo, quindi vedete abbassandola, si è abbassata, così almeno quando andremo a mettere il ripiano, anche se arriva qui sulla presa, non fa niente. E poi ho iniziato anche a mettere questi, vabbè, adesso non voglio far casino. E qui quindi adesso l'opzione è o levare questi e mettere quelli lì che ho trovato tra l'altro su Amazon e quindi andare sul semplice e poi qui dobbiamo andare a cercare un piano sopra. O seconda opzione, anzi la prima opzione, quella che avevo appunto in mente di fare, è di proprio riempire tutte queste antine con i listelli, color sempre come ho preso lo specchio. Tra l'altro lo specchio andrà qua sopra e lo specchio l'ho preso, si chiama Specchio Stockholm color frassino ed è quello più grande perché ci sono due versioni. C'è lo specchio quello più grande e quello più piccolo e c'è uno scuro sempre sul color legno, mentre questo che ho preso io è quello più chiaretto color frassino. E niente, adesso stiamo quasi finendo. L'unica cosa, e Luca ragazzi, adesso poi ve lo mostro, non metterà il piede dell'altra scarpiera.
perché andrà lui a fare un tutt'uno, andrà a unire il tutto. Quindi qui questo piede sarà il piede che unirà tutte le scarpiere, tutte e due le scarpiere, per far sì che diventi un tutt'uno. E infatti, se notate nella foto iniziale che vi ho fatto vedere, loro hanno fatto, chi ha fatto appunto questa scarpiera, hanno attaccato, cioè non le hanno neanche attaccate perché era impossibile, perché se vai ad attaccare queste scarpiere mettendo entrambi i piedi ti rimane comunque uno spazio. Infatti a loro è rimasto lo spazio, mentre noi vogliamo fare una cosa, vogliamo proprio togliere un piede, attaccarle entrambe, perché si può fare, ingegneristicamente parlando si può fare. Luca dice di sì, infatti ho visto che è bello l'effetto. E poi dopo andremo ad unire, anziché con i ripiani, quelli dati da IKEA, con un piano che adesso dobbiamo andare a vedere prima da Obi e poi da Leroy. Ok, questo lavoro diciamo quasi finito, ovviamente non finito, però quello che intendevo io era proprio questo, era l'unione delle due Hemnes in questo modo. Praticamente ha unito le due scarpiere su un unico, diciamo, piedistallo, diciamo piede, e che sarebbe questo. Il piedistallo è di questa qui e ha unito questa, vedete? Infatti ha incollato questa parte di questa scarpiera con la scarpiera, questa, diciamo, che tiene tutto. E ha fatto dei fori ulteriori, quindi è come se praticamente avessi adattato questo pezzo qui a questo piede. Sono raccontata così, ragazzi, è difficilissimo, ma nella pratica è un po' più semplice, anche se comunque non è facile perché bisogna essere veramente bravi a fare le misure e tutto. E lui ci ha messo un po', però comunque essendo lui precisino, comunque l'ha fatto veramente bene. Adesso dovrà incastrarlo al muro, così almeno è fissato al muro. E poi adesso dopo dobbiamo anche andare a vedere il piano sopra, che in realtà io non ho visto, neanche lui, diciamo non abbiamo visto per mancanza di tempo, ma andremo a questo punto penso domani, perché non so se riusciremo ad andare oggi, perché già sono, mi sembra, le 7, 7 e mezzo, non riusciamo ad andare. Comunque mancano gli sportelli che abbiamo già imballato, no, imballato, scusate, abbiamo già costruito con i loro annessi cestelli. E poi arriva il più bello, arriva il momento pulizia, il momento applicazione del piano, speriamo di trovarlo domani. E poi, poi ovviamente dobbiamo anche incollare lo specchio. Vi ricordate quelle lì che non ho avuto tempo di togliere mai e di mettere delle immagini? Infatti non mi piacevano, cioè mi piacevano e non mi piacevano, infatti adesso le elimino, le tolgo, le metterò da un'altra parte e qui ci andrà lo specchio, così almeno è più bellino. L'unica cosa, adesso sto meditando veramente se mettere i listellini nei vari quadrotti, oppure solo il coso, non so, ancora ci sto pensando, adesso è tutto da vedere, però il grosso è fatto. Voilà, bello, bello, bello. Anche così vi devo dire la verità, mi piace. Ovviamente adesso non ho messo così perché vedete poi qui noi, avendo diminuito lo spazio, vedete quanto è rimasto anche qui di legnetto, perché ovviamente questo sarebbe stato più centrato, mentre così ovviamente cioè, c'è più legno. Però guardate anche così quanto è bellino unito insieme. Ora non sarà così, non rimarrà così, questa è stata solo una prova per vedere, così domani appunto andiamo e prendiamo quello che ci serve. Però vi giuro che ne è valsa la pena, molto molto carino. Ragazzi, terzo giorno e si spera l'ultimo di questo video, perché non vedo l'ora di caricarvi il video per mostrarvi il risultato. C'è una delle Leroy Merlin, mi sta guardando? Sì, siamo alle Leroy Merlin. E praticamente stiamo cercando di prendere i listellini. Alla fine abbiamo deciso di mettere gli listellini e Luca però gli è venuta un'idea, sia di utilizzare questi tappeti così, anziché di stare a prendere proprio tutti gli listellini e attaccarli uno per uno. Abbiamo intenzione forse di prendere questo qui, tappeto bambù, sia per appunto fare subito e sia per avere il lavoro più facilitato. E li taglierà con il seghetto, quello che avete visto in inizio video. Poi dovremmo prendere anche le,
cose per aprire le antine, perché se andremo poi a mettere questi listellini, per forza abbiamo bisogno delle maniglie per aprire le antine. Quindi quelle maniglie lì le ho viste all'IKEA, ma se le vedo anche qui le posso prendere anche qui. Adesso Luca sta guardando se è una cosa fattibile se prendere questo tappeto bambù, andare proprio diretti nella zona falegnameria e prendere scusate ma la voce sta andando, sta partendo, anche perché siamo pure stanchi, stiamo reduci di una settimana impegnativa e poi più pure questo nel weekend, cioè out of stock come dico io. E quindi adesso non so, dopo adesso facciamo anche un salto in falegnameria per vedere se prendere gli stellini, ma sinceramente se questa è un'idea fattibile sarebbe ancora meglio. Però non andremo a mettere poi sopra il legnotto, quello sopra da mettere proprio sopra, mettiamo quello dato dall'IKEA, così non è una cosa come dicono i francesi, trop chargé, troppo carica, perché non avrebbe senso dopo, quindi meditiamo. Adesso la ring light, perché finalmente siamo arrivati al lavori conclusi, o perlomeno abbiamo quasi finito, però volevo tanto postarvi il video perché mi rendo conto che non posto video da un po' di tempo e poi perché mi manca un pezzo che mi deve arrivare, quindi a questo punto ho detto faccio il video perché ho deciso di non mettere più i listelli, anche se alla fine li abbiamo ordinati e non li ho presi più da Leroy, per fortuna li ho ordinati su Amazon. Quindi posso fare il reso. Allora, eccoli qui, non li voglio più mettere, anche se il risultato mi piaceva, però ragazzi, abbiamo detto in Luca, è meglio puntare sulla semplicità, che poi dopo io mi conosco, se non mi piace più l'effetto o qualcosa, per toglierlo poi sarebbe stato impossibile, quindi questo lo facciamo con il reso con Amazon. Ma ho ordinato nel compenso i pomelli, quindi prossimo video vedremo i pomelli applicati. Adesso vi faccio vedere l'ultimo, il risultato finale, mi piace tantissimo, infatti tutti che hanno visto la scarpiera sono rimasti estasiati, perché veramente il risultato è semplice e carino, però allo stesso tempo arreda anche un corridoio che fondamentalmente prima era anonimo. Comunque step by step veramente cercherò di cambiare questa casina e renderla più carina possibile, ovviamente secondo i miei gusti. E poi ci ho messo qualcosina sopra che adesso vi mostro. Qua ragazzi il risultato super semplice, super pulito, dalle linee pulite e semplici, personalizzabili tra l'altro, quindi più si va sul semplice più si può personalizzare il mobile. Diciamo che prima il mio corridoio era anonimo, adesso comunque continua per di qua, per sinistra, poi piano piano lo arrederò, continuerò ad arredare anche il corridoio, metterò più cornici, qualcosina che dia più calore al corridoio, però già così mettendo la scarpiera ha già dato carattere all'ambiente. Cosa ho preso? Allora, prima cosa vi faccio vedere il Potos, che finalmente anche io ho messo in casa, veramente bello, e ci ho preso anche questo vaso della nuova linea di IKEA, un vaso semplicissimo, ma c'era scritto novità e avevano diverse dimensioni, quindi se siete interessati a prendere un vaso, l'IKEA hanno fatto una nuova collezione che è questa, che adesso vi scrivo come si chiama, quindi l'ho preso, devo solo togliere il gancino adesso sopra e mi piace molto come sta sopra. Poi più avanti ragazze metterò altre piante in giro per casa, ovviamente ogni volta che metterò a posto un angolo di casa farò diciamo un relooking proprio in generale, poi vedo anche ogni angolo di casa ha una pianta diversa da poter mettere, perché ovviamente le piante hanno bisogno alcune di luce, alcune no, quindi piano piano capirò anch'io come stilizzare la casa, insomma, come arredarla e quali piante poter mettere. Qui ho messo uno svuota tasche molto bello che avevo già da tempo, l'avevo preso da Casanova, sì, da Casanova un po' di anni fa, l'ho messo così perché mi piaceva, anche perché la bella stagione sta arrivando. Questo qui è lo specchio che non ho pulito bene del tutto, ma dovrò pulire lì, ragazze, Luca dovrà stuccare perché lì c'erano, e anche qui
perché c'erano appunto i quadri, però visto che volevamo togliere di mezzo i cartoni, ha messo subito lo specchio, ma prossimamente quando metterò i pomelli in quello stile nordico, Luca stuccherà pure, così almeno li togliamo dalle scatole questi chiodini brutti. E poi qui ho messo quelle cose di Pepco che avevo sotto, perché sotto ho intenzione di mettere altre decorazioni, sempre se questo c'è intenzione di stare in piedi. E poi più in là Luca cercherà anche di dare una ripitturata qui, perché qui praticamente sono due muri che si incontrano, ho capito bene, e si è tolto solo l'intonaco che dovrà appunto lui ripitturare praticamente. Mentre ho messo su questo vaso sempre di Pepco, li ho messi insieme per avere appunto questa linea, guardate, super semplice. Bene, stavo per cadere, c'era una busta dietro di me. Comunque, questa è la linea, diciamo, semplice, semplice su cui appunto ho voluto puntare senza avere tanti fronzoli, poi prossimamente anche lì cambieranno un sacco di cose. E che vi stavo dicendo? Se mi sono persa, bene. E qui ho preso questa pianta dal fioraio, praticamente una pianta che potete mettere in ogni angolo di casa, rimane così per mesi senza che ha bisogno di acqua né niente e fa veramente molto arredo. Questo si chiama, ragazze, il limonium. È bellissimo, vi giuro che mi piace molto perché è un fiore secco, un fiore che potete mettere, fa arredo, non ha bisogno di cure né niente, è bellissimo. Quindi anche tipo in questi punti dove non c'è tanta luce, tipo nei corridoi dove non c'è tanta luce, diciamo, può essere ideale. Sono diversi colori, come ad esempio il viola, ho visto il fucsia. Mi potete sbizzarrire, io ho preferito prendere questi bianchi semplici, ma veramente adoro, mi piacciono proprio che sono micro e fanno la loro figura. Quindi sono molto 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 contenta del risultato finale, sempre la busta per terra. Sono molto contenta perché veramente ho dato un po' di carattere a questo angolo che veramente era super morto. Adesso cercherò di postarvi appunto il video. Ah, tra l'altro qui non ho voluto mettere il ripiano perché ragazze abbiamo pensato che è inutile togliere il ripiano, mettere uno color legno e poi questo, cioè, sarebbe andato sprecato. No, a sto punto mi tengo questo, cambierò solo i pomellini, questi qui scuri, anche se non ci stanno brutto, però li voglio proprio in stile nordico, quindi prenderò quelli che ho già ordinato, mi dovrebbero arrivare in teoria domani. A me piace proprio tanto 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 questo angoletto, tra l'altro pure molto instagrammabile in teoria. Bello, mi piace. Voi che ne dite? Ditemi se ho fatto bene a non mettere i listellini sugli sportellini, perché non so, avevo veramente paura. Pulisco il vetro perché effettivamente non l'ho pulito per niente, cioè l'ho pulito solo la prima volta che l'ha applicato Luca e poi è rimasta comunque la polvere. Quindi puliamolo. La prima pulita seria di questo specchio. Che quella volta l'avevo pulito solo con il fazzolettino. Prima che qualcuno mi inizia a dire: ma non è pulito neanche il vetro, neanche lo specchio è pulito, ci fai video. Giustamente, giustamente avete ragione. Ho finito di pulirlo, giustamente era un bel po' impolverato perché dopo l'applicazione ovviamente è rimasto così perché io l'avevo pulito solo con la carta. Ce l'ho fatta, sono molto contenta di questo angolino. Poi prossimamente, ragazzi, quando cambierò altri angolini di casa, condividerò con voi sicuramente tutti i cambiamenti che avverranno in questa casa. Non vedo l'ora. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Se ti è piaciuto, lasciami un like e iscriviti al canale. E noi ci vediamo ovviamente alla prossima quando applicherò i nuovi pomelli. Ciao!